Presentazione questa mattina al Casinò di Sanremo della manifestazione Sanremo Giovani. Presenti i conduttori Pippo Baudo e Fabio Rovazzi e i 24 giovani cantanti in gara. Domani su Rai 1, in diretta dal Casinò, andrà in onda la prima serata della prima edizione di Sanremo Giovani, il nuovo format televisivo che porterà due giovani in gara con i Big al Festival di Sanremo 2019. La città ti porta a essere emozionato, poi il passato che mi riguarda personalmente, poi tutto quello che rappresenta Sanremo nel patrimonio collettivo musicale del paese. E onestamente dire che si affronta questa impresa con nonchalance è sbagliato. Poi guai se non ti emozioni, se non ti emozioni non vivi. Il track emotivo devi averlo per forza. No, Rovazzi è uno bravo ragazzi, può fare anche feste da solo, Può fare anche da solo. Presente il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri con i 24 giovani che ora hanno la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo grazie a un nuovo format creato da Claudio Baglioni. Insieme a Fabio Rovazzi credo che sia sicuramente un momento molto significativo. Sono contento di questa giornata come si sta svolgendo. Abbiamo già visto in questi giorni l'attenzione che è stata data alla città di Sanremo tramite, voglio dire, le trasmissioni delle serate precedenti, e ci saranno degli ospiti importanti nei prossimi giorni, dunque, voglio dire, siamo partiti alla grande, sono contento e soddisfatto. Ma io credo che questo sia lavoro di squadra, di anni, che sono partiti con Carlo Conti per 3 anni, poi con Baglioni, e si va sempre di più a intensificare un rapporto tra Sanremo e Rai, ampliando soprattutto, voglio dire, delle trasmissioni, nuove trasmissioni. Mi è sempre stato chiesto da tutti di potenziare sempre di più voglio dire, il turismo legato in quei momenti un pochino più difficili. Questo a dicembre, avere qua tutta la Rai in grande rappresentanza, due serate in prima serata, giovedì e venerdì, e avere Pippo Baudo Rovazzi, avere ospiti come la Mannoia, Luca Barbarossa, ecco, credo che questo sia qualcosa di importante per la città, ma a livello turistico, a livello di immagini, a livello di promozione del nostro territorio. Per il Casinò di Sanremo ha portato il proprio saluto il consigliere Olmo Romeo. Devo dire che ho condiviso le emozioni che probabilmente hanno condiviso i consigli d'amministrazione di allora, perché il fatto di poter ospitare la Rai per una prima edizione, e proprio di questo stiamo parlando, di una prima edizione, è per noi veramente un'emozione molto forte. Il Casinò si presenta al meglio nel periodo natalizio, che per noi è un periodo di grandissima produttività e alla quale puntiamo veramente molto, non solo dal punto di vista di ritorno d'immagine, ma anche di flussi, come dicevo prima. E allora il mio augurio va non solo a tutti i turisti che andranno a frequentare la casa da gioco, ma a tutti quegli artisti, i 24 finalisti, che nella casa della fortuna possano andare a trovare la fortuna nella loro carriera, in una carriera brillante, luminosa e lunga. Io adesso